12 sorgenti di Elim, per cui entriamo nel vivo del nostro seminario. Siamo alle acque di Mara. Dovete cogliere il senso delle acque di Mara. Il legno della croce guarisce le acque di Mara nel deserto. Nel deserto della vita, con la croce, noi guariamo le acque amare che esse ci riserva. Ma quelle acque amare, diventate dolci e potabili, guariscono tutte le malattie dell'Egitto. Per cui noi nel nostro viaggio siamo già sulla via della guarigione. Bevendo Mara, le acque di Mara, addolcite dalla croce, noi beviamo l'acqua che guarisce. E siamo idealmente tutti guariti a Mara. Sotto la croce, bevendo dell'acqua di Cristo, noi guariamo da tutte le malattie. Le foglie dell'albero dove matura il frutto sono medicina per noi. Ma le acque stesse, bevute, ci liberano da tutte le malattie contratte in Egitto, cioè nella terra di schiavitù. Soltanto dopo aver bevuto le acque di Mara ed essere guariti dalle malattie, possiamo riprendere il viaggio verso Elim. Il popolo che ha bevuto le acque di Mara riprende il cammino e giunge ad Elim, un'oasi nel deserto con 70 palme e 12 sorgenti d'acqua. L'oasi nel deserto è un dono divino. Io paragono quell'oasi alla comunità dove crescono le 70 palme. Le palme affondano le radici nell'acqua delle sorgenti. Sotto la palma noi troviamo riposo, frescura, ombra contro i raggi del sole, ma quelle 70 palme sono i 70 anziani di Israele. Sono i 70 anni dell'uomo. Nella comunità dove il Signore ci raduna, troviamo l'oasi. C'è l'acqua sotto che sgorga in 12 sorgenti, quell'acqua è Cristo che ci accompagna. Abbiamo i 70 anziani che ci danno ombra e che maturano per noi i datteri, per il nostro cibo. Il dattero della parola di Dio che ci nutre nel cammino. Abbiamo davanti agli occhi questa immagine di una comunità ideale nel deserto, dei 70 anziani, alberi fruttiferi che danno i datteri per il cibo, che traggono però dall'umore, ossia dall'umore che sta sottoterra, ossia dall'acqua che scorre sottoterra, che è l'acqua di Cristo. Ma adesso andiamo a identificare queste 12 sorgenti. Possiamo parlare di un'unica sorgente, che è il cuore di Cristo, nelle profondità. Quell'oasi è Cristo che raduna la comunità, fa crescere le palme, fa scaturire l'acqua per noi, dà il pane e dà la bevanda. Ma vogliamo identificare le 12 sorgenti dell'acqua.
Io ho cercato di identificare queste sorgenti. Ecco l'elenco delle sorgenti. A rigore potremmo parlare di 12 P. Pozzi. Pozzo 1, pozzo 2, pozzo 3. Preghiera, parola, presenza, passione, perdono, libertà, eccolenza. Per cui sono 12 pozzi, 12 P. Pozzo 1, pozzo 2, pozzo 3. È chiaro che non possiamo noi parlare delle singole sorgenti. E allora, siccome si tratta di sorgenti importanti di consolazione, noi tratteremo delle 12 sorgenti. 3, oggi toccheremo 3 sorgenti. Domani altre 3 sorgenti. Le altre 6 sorgenti li tratterete voi nei simposi. Dietro la pista che io vi darò con tutti i testi biblici che fanno identificare la sorgente e in cui voi affonderete la vostra indagine per trarre quell'acqua che scorre sotto, perché ogni sorgente, sì, produce la medesima acqua, però ogni acqua è diversa, ha delle particolarità terapeutiche diverse. Chianciano, per esempio, c'è l'acqua santa, c'è l'acqua sulfuria, c'è l'acqua santerana. La località è una località di acqua, però ogni sorgente ha una sua peculiarità. Queste sorgenti hanno una peculiarità, per cui danno la medesima acqua. L'acqua è Cristo. Però ogni sorgente ha una virtù particolare, che illumina la nostra vita, che dirige la nostra vita e crea consolazione. Cioè ogni sorgente produce acqua che ha un sapore particolare. Anche le acque minerali che noi beviamo, così stando attenti, perché sono un po' artificiali, lasciamo tra parentesi tra di noi, hanno un sapore particolare, e così anche la sorgente, per esempio dalla povertà, la sorgente dall'amicizia, la sorgente dalla passione, ha una peculiarità che consola la nostra vita. Per cui si tratta di 12 sorgenti di consolazione, dove ognuno può attingere consolazione ed essere un'anima consolata in Cristo, e da cui tutti possiamo attingere, secondo i casi, l'acqua per dissetare gli altri e consolare gli altri nel ministero di consolazione. Diamo l'elenco delle sorgenti. La preghiera è una sorgente di consolazione. Quando preghiamo il Signore, quando entriamo in colloquio con Dio, quando respiriamo con Dio, quale fonte di consolazione? La parola di Dio che ci porta la luce del Signore, lampada per il mio cammino e la tua parola. La parola di Dio ci consola. Noi abbiamo la nostra consolazione nelle parole della Scrittura, è detto in un testo. I sacramenti sono fonte di consolazione. Quando ti senti sporco o sporca e ti vai a confessare, quale gioia non provi, quale consolazione non provi, un senso di pulizia interiore. O quando sei assetato, affamato, ti senti sconsolato e solo, vai da Gesù, l'Eucaristia, ti cibi del corpo e del sangue del Signore, senti un balsamo dentro di te. Una grande consolazione. Il camminare alla presenza di Dio. Dio mi è sempre presente. Dovunque lo sguardo io giro, sempre mio Dio ti vedo. Cogliere la presenza di Dio nelle cose, nei fatti, nelle persone. Leggere Dio,
camminare alla presenza del Signore, fonte di consolazione. Se poi tu, nella tua afflizione, affondi lo sguardo alla passione di Cristo e sosti insieme con Maria e Giovanni ai piedi della croce, troverai nella meditazione della passione del Signore tanto conforto nei tuoi dolori, nelle tue afflizioni. Quando ti senti così sola, quando non hai da mangiare e da bere, quando tutti ti abbandonano, ecco Dio che ti viene in soccorso, la provvidenza di Dio. L'abbandono, la provvidenza di Dio. Diceva Gesù, parlando delle beatitudini che sono fonte di consolazione, beati i poveri di spirito, perché di essi il regno dei cieli. Beati. Quale gioia la povertà, non avere nulla e avere Dio soltanto. San Francesco povero che canta. San Francesco povero che lascia le sue vesti e si mette nudo senza vergogna davanti al vescovo, tanto che il vescovo prende il suo mantello e lo copre. Povero sono uscito dal grembo di mia madre e voglio vivere da povero. D'ora in poi chiamerò padre soltanto Dio. Diceva Gesù, beati i piccoli, perché di essi è il regno dei cieli. Ai piccoli è rivelato il mistero del regno. Lasciate che i piccoli vengano a me. Se non mi farete come bambini, non capirete nulla. Non entrerete mai. Fonte di consolazione. Infanzia spirituale, la piccolezza spirituale. Poi ci sono tutte le opere di misericordia che sono fonte di consolazione. Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli giovani, alloggiare i pellegrini. Ne prenderemo poi una in particolare, l'elemosina che distrugge il nostro peccato. Si rende più buoni. Fonte di consolazione. Dai agli altri e Dio da te. Una fonte di grande consolazione è l'amicizia. L'amicizia, amicizia divina umana, un tema bellissimo, perché il nostro vero amico è Dio. E poi l'ultima fonte, la parusia. Siamo in attesa del Signore, siamo verso in cammino verso la città celeste. La città terrestre non ci interessa più, con tutti i suoi guai. Siamo in uscita verso la città celeste, pellegrini in questo mondo. Riacquistare il senso del pellegrinaggio e attendere il Signore che viene. Ecco, 12 fonti di acqua viva, 12 P. Potremmo anche 12 P. Poi, così abbiamo preghiera, parola, presenza, passione, provvidenza, perdono, povertà, piccolezza. E lo chiamiamo pozzo primo, pozzo secondo, pozzo terzo, pozzo quarto. Allora vogliamo cominciare a vedere e a gustare l'acqua delle prime sorgenti. Domani gusteremo l'acqua di altre 3 sorgenti, poi affideremo a voi il gusto delle altre 6 sorgenti dei simposi e faremo 6 gruppi di simposi. E allora iniziamo. Iniziamo con la fonte che può sembrare umana, ma è divina. L'amicizia. Fonte di consolazione. Paolo è afflitto. E gli viene incontro Tito, suo compagno di lavoro. E dice, finalmente il Signore mi ha consolato con la venuta di Tito.
Ecco, si sente consolato con la venuta di Tito. Adesso vediamo un po' tutta la serie dell'amicizia che consola. Cominciando da questo primo punto. Il primo amico dell'uomo è Dio. Dio creò l'uomo ed entrò in comunione con l'uomo e trattò con l'uomo come un amico tratta con l'altro amico. Era lo stato di giustizia originale. L'uomo si sentiva tranquillo. Adamo ed Eva erano tranquilli, avevano l'amicizia del loro Dio. Dio riposò il settimo giorno, e riposò dove? Nel cuore di Adamo e di Eva. Riposò là, nel cuore dell'uomo. Venne il peccato, e Dio se ne dispiacque. Però da vero amico non abbandona l'uomo, lo segue. E quando sceglie Abramo, il padre del popolo futuro, da cui sarebbe nato il Cristo, che nel piano di Dio è la salvezza dell'uomo e la restaurazione dell'amicizia, Dio chiama Abramo suo amico, il nostro amico Abramo. Ricordati del nostro amico Abramo, di Abramo tuo amico. Abbiamo questa frase nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Abramo, amico di Dio. E tratta da amico Abramo. Quando deve distruggere Sodoma e Gomorra, Dio è un po' in angustia, ma che facciamo? Quasi fa un colloquio. Avviene un colloquio nella Trinità. Che facciamo? Stiamo distruggendo Sodoma e Gomorra? E non diciamo niente al nostro amico Abramo. Ci pare male, ma chiamiamolo Abramo. E gli comunichiamo il progetto che abbiamo. Non vogliamo che Abramo ci resti male, è un amico. Vedete un po' come Dio tratta. E rivede il progetto. E Abramo tratta Dio come un amico. Entra in una contrattazione con l'amico. Non ci riesce perché pensava che 10 giuste le trovava. 8 erano quelle della famiglia sua di Lot, altre 2 in Sodoma, Gomorra, 2 città, e nelle altre 3 città 2 giuste si trovavano tutti con Lot. Comunque Dio tratta da amico Abramo, e nella preghiera ci si appellava ad Abramo, amico di Dio. Le scritture celebrano l'amicizia. Celebrano l'amicizia tra Davide e Giovanna. Non si nascondono nulla, perché gli amici non si nascondono nulla. Quando si tace qualche cosa, non è vera amicizia. È un'amicizia a metà. Perché l'amico confida l'amico tutto. L'amico vuole stare con l'altro amico. E per gli amici si crea uguaglianza. Se uno è più alto, scende sul piano inferiore. Per essere uguale all'altro. Questo lo vedremo. Comunque, la scrittura ci dà degli esempi meravigliosi di amicizia. E Davide, perseguitato da Saul, trova un grande conforto nell'amico Giovanna, che lo mette al corrente di tutte le cose del padre. E quando Davide muore, cioè Giovanna muore, Davide ha un'elegia meravigliosa, che ancora leggiamo nei libri di Samuele. Davide, amico mio. I profeti sono gli amici di Dio. Dice Amos, Dio non fa nulla
che non rivedi ai felici profeti. Anche la sapienza, quando scende in una persona, la sapienza di Dio fa amici e profeti. La sapienza di Dio, il Verbo che si fa carne, fa amici e profeti. E quando il Verbo di Dio, la sapienza eterna, scende in questo mondo, si presenta come l'amico degli uomini. Amico il Padre, amico il Figlio. E coltiva l'amicizia. Gesù sente forte il vincolo dell'amicizia. Chiama gli apostoli e dice: voi siete i miei amici. Tutto quello che il Padre mi ha detto, io ve lo comunico. Non faccio la spia di quello che c'è in cielo. Ma tutto quello che è udito dal Padre ve lo comunico. Se qualche cosa non me lo dico, è perché non lo potete sopportare. Però vi manderò l'altro amico, lo Spirito, il quale vi dirà tutto quello che io non ho detto. Vi ricorderà quello che avete dimenticato e vi ricorderà cose future. E vi metterà nella cognizione di tutta la verità, perché nulla si è nascosto. Sapete, voi siete i miei amici. Voi siete turbati perché io me ne vado. E turbate il vostro cuore, ma ritornerò. Sapete perché me ne vado? Perché vado a prepararvi un posto. In modo che là dove sono io, siate anche voi. Perché gli amici vogliono stare insieme. E in questo consiste l'amicizia di Dio con noi. Scende dal cielo e abita con noi. Dio abitò con Adamo. Scendeva nel paradiso terrestre ogni giorno alla brezza, alla vespertina. E come stava? Si faceva una chiacchierata con Abramo, con Adamo ed Eva. Dio scendeva all'uomo. Anche il figlio di Dio scese in mezzo a noi. La mia delizia è stare con i figli degli uomini. Si sovregava ogni tanto con gli amici suoi, che erano gli apostoli. Ed essi narrava le parabole del regno. Cioè, dare il contenuto vero delle parabole. Alla plebe io parlo in parabole, ma a voi no. A voi rivelo i segreti del regno. Nel capitolo 15 di Giovanni chiama amici. Voi siete i miei amici. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. A voi i miei amici. Spesso ripeto questa parola. Ed è tanto, tanta la sete dell'amicizia di Gesù che fa la luce anche i peccatori delle prostitute. Vuole stare, vuole creare amicizia. Ed anche Giuda chiamò amico. Nell'ultimo tentativo di salvarlo non ci riuscì. Amico, con un bacio tradisci il tuo maestro. E si avverava il detto del Salmo: coloro che hanno mangiato con me e bevuto con me alla mia mensa hanno colpito con il proprio calcagno. Gesù ne soffre molto perché tiene l'amicizia. Aveva un'amicizia tutta particolare insieme a collegi apostolici e fuori. Giacomo, Giovanni e Pietro erano gli amici di Gesù. E tra i tre ce n'era uno, Giovanni, a cui permetteva di poggiare il capo sul sapetto. E Giovanni se ne gloria facendo morire un po' di invidia tutti gli altri. Colui che posò il capo sul petto del Signore, colui che Gesù amava, quasi che non amasse l'altra. Un po' di vanità c'era anche in questo dolcissimo posto, non è un vanto per lui. Aveva amicizia fuori. La casa di Betania era la casa di rifugio quando lui era in viaggio. E prima di morire voleva andare alla casa di Betania per salutare gli amici. Lazzaro,
Marta e Maria riescono bene, quando di fronte alla tomba di Lazzaro piange. E i giudei dicono, vedete quanto l'amava. Un pianto di rotto, forte. Non un pianto, le lacrime, no, pianto. Il pianto degli antichi era il pianto, il lamento, pianto forte. Era amica, Maria, sorella, spacchi il vaso, viola profumato, e unge i piedi del maestro, urtandoli l'invidia, la gelosia e l'interesse di Giuda. Gesù coltiva l'amicizia. Nelle scritture esaltano l'amicizia. Chi trova un amico trova un tesoro. Un bene grande è l'amicizia. Beato chi la trova. Però c'è volta la scrittura che è difficile trovare un amico. Se tu trovi un amico, trovi più che un fratello, dice la scrittura. Ora l'amicizia è fonte di consolazione quando l'amicizia divide. Quando è creata da Dio e coltivata in Dio, cioè accompagnata da Dio, e unita a Dio. Dunque, quando procede da Dio, è accompagnata da Dio e tende a Dio. È sempre un'amicizia in tre. Guai all'amicizia in due. L'amicizia fraterna di cui parliamo è l'amicizia in tre. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Se ci sono due che si amano in Cristo, Cristo è in mezzo a loro. Anche nella storia dei santi abbiamo l'amicizia come fonte di consolazione. Pensate Francesco e Chiara, perché gli amici si intendono, ma hanno in comune un patrimonio, Cristo, l'amore di Cristo. Pensate a San Francesco di Santa Francesca di Champagne. Le lettere, sono tre volumi di lettere, perché si è oltre mille lettere a Santa Francesca, ma scriveva anche altre lettere ad altre persone care. Nel fraseggio un po' azzardato, perché il modo come si esprime è quello tra innamorati, però si capisce subito che è un amore divino, non è un amore umano. Per cui l'amicizia è un dono di Dio, e può essere fonte di consolazione quando è in Dio, può essere fonte di male quando non è in Dio. E qui l'amicizia come fonte di consolazione è l'amicizia che ha la base Dio, questo bene sommo, che viene condiviso. E l'amicizia vera è salvifica. L'amico salva l'altro amico. Un'amicizia che non salva non è buona. Non si scrive nell'ambito della salvezza. Non è vero amore. Perché l'amore è salvifico. L'amicizia. Difficile coltivare l'amicizia. L'amicizia vera è sempre aperta, non è mai chiusa. L'amicizia vera, come vi dicevo, ha fonte Dio, accompagnamento Dio, perdere Dio. Per questo sono comprensibili le parole di Paolo, che è desolato, il Signore mi ha consolato nella venuta di Dio. Il suo cuore si rallegrò. Quando in una comunità
c'è la vera amicizia, c'è la gioia. E c'è l'osservanza della legge di Dio. I due grandi amici erano San Gregorio, Nanzianzeno e San Basilio. Se volevano un bene da morire, stavano sempre insieme, ma erano di santi. E scrive Nanzianzeno che non aveva bisogno di Vangelo, perché bastava guardare Basilio per sapere come vivere, per non avere vita. E così anche Basilio, guardando Gregorio, non aveva bisogno di leggere le scritture. Nella vita di Gregorio aveva la norma del Vangelo. E quando qualcuno era tentennante, o qualcuno mancava, o qualcuno era triste, subito l'altro si faceva vicino, che ha, che non ha. E ritornava la gioia e la pace. Dio si può servire dell'amico come veicolo di consolazione. È un veicolo umano, ma nelle mani di Dio diventa un veicolo di consolazione che noi dovremmo coltivare nelle nostre comunità, dove tutti siamo amici, perché l'amicizia di cui parliamo è amicizia non chiusa, è amicizia aperta. Non è una combriccola di tipo 3, è amicizia aperta, perché è in Dio. Questa è la prima sorgente, l'amicizia in una comunità. Tutti dovrebbero essere amici, gli apostoli erano amici. Se una comunità è fondata sull'amicizia, sull'amicizia sincera, è una comunità che è matura, che ha il Signore al centro. E l'amicizia è fonte di consolazione, anche di salvezza. Cerchiamo di rendere le nostre comunità, comunità dove si tratta di amici, dove ci si dice tutto, dove ci si ama, perché al centro c'è il Signore. E nutrendoci tutti dalla parola di Dio, mangiando tutti dell'unico pane e bevendo l'unico calice, noi alimentiamo così la nostra amicizia, che prelude a quell'amicizia eterna che avremo nella gloria del Padre. Questa è la prima volta. Sono 12. Non possiamo allungare, per cui vediamo un'altra fonte, a scelta vostra. Io vorrei parlare, vediamo qui, della povertà. Povertà. Fonte di gioia. Diceva Gesù, beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Abbiamo due termini che ci illuminano, beati. La beatitudine si fa uscire dalla solitudine. Chi è beato non è più solo, è uscito dalla sua solitudine, dal suo isolamento, dalla sua desolazione. Dunque, la prima beatitudine, quella che ci mette nel regno di Dio, quella che ci rende veramente beati, è lo spirito di povertà. Molto bello. Io penso sempre a San Francesco di cui vi parlavo, San Francesco povero, che aveva la gioia di conformarsi a Cristo povero. I poveri sono amati da Dio. I poveri e i bambini vedevano la piccolezza. Il regno di cielo è fatto di poveri e di piccoli, e gli altri non ci sono. E allora o ci facciamo poveri o ci facciamo ricco. E allora la via è aperta. Sono queste tre sorgenti di cui adesso parliamo. E allora la povertà. Dio ama i poveri. Tutta la scrittura del Vecchio Testamento enuncia questa verità, la proclama in tutti i modi. Il nostro Dio è il Dio dei poveri. Tutti vogliono il bianco sull'umile, sul povero, su chi ha il cuore contrito.
presunta figlia di Sion. Lascerei in mezzo a te un popolo di poveri e di umili che invocherà il mio nome. Il resto di Israele è formato da poveri. E togli, resterà un solo povero, che è Cristo Gesù. Il resto di Israele. Proprio nelle scritture assistiamo a questa eliminazione progressiva. Sono migliaia, e Dio elimina, finché non resta uno. E quest'uno è Cristo, il grande povero, che nasce povero, dice San Bonaventura, vive più povero, morì poverissimo. Povero, più povero, poverissimo. Non aveva niente, aveva suo padre. E i beni della terra non lo interessavano. Sebbene gustasse il cibo e gustasse il vino. Perché i figli di Dio non sapevano come vivono i figli degli uomini, come si vive qui sulla terra, per condividere anche le gioie umane. Era povero. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli le loro nidi, ma i figli dell'uomo non ha dove posare il capo. Quando chiamò i primi due discepoli, che lasciato Giovanni lo seguirono, dove abiti, maestro? Venite a vedere. E andarono con lui, che cosa poteva offrire? In Giacinia, in Paglia, dove la notte riposava. Però quella notte fu una trasformata. Il contatto con Cristo trasforma. Uscirono in cerca di Natanaele, in cerca di Pietro, Andrea in cerca di Pietro, abbiamo trovato il Messia. Comunque Gesù si mostra povero e promette la povertà. Non promette ricchezza, nulla, quanto non mora, conti di denaro. Per chi schiavizza, la libertà per Cristo è, cioè, la povertà è libertà, è totale dipendenza da Dio. Bellissimo il testo raccomandato da nostra madre, Maria. E ci voglia, come voglia nostra madre di vendere, forma, come un po' casana, capitolo sesto di Matteo, da 24, 25, 34, dove ci l'abbandoni Dio, ma dove si presuppone la povertà, essere contenti del poco. Quando avete di che mangiare, di che bere, di che vestire, non vi occupate. Poi il superfluo, data dai poveri. Come è duro questo detto del Signore. Cioè, ciò che supera dalla mensa, più terrestre, data dai poveri. Perché dovete essere poveri. Cristo visse da povero, scelse la povertà per sua madre, perché la povertà è un bene, è una moltitudine, è una consolazione. Scelse la povertà per suo padre, perché è fonte di consolazione, non avere nulla. Due sono i felici, dicono in questo mondo, chi ha molto e chi ha niente. Ma anche chi ha molto non è felice, perché chi ha molto è preoccupato, però chi non ha niente non è preoccupato. Che cosa mi posso togliere? Niente. Ma chi non ha niente ha tutto, perché dipende da Dio. Diceva San Francesco, Deus meus et omnia, il mio Dio è il mio tutto. E passava le notti così, Dio mio, il mio tutto. Ma avevo tutte le cose, tutto è mio. Ripetendo con Paolo, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, come Cristo è di Dio. Chi è povero possiede tutto, perché è figlio di suo padre, e tutto quello che esiste di mio padre. Tu vai dovunque
E vedi, questo è di mio padre, l'aria di mio padre, il sole di mio padre, quello di cui ho bisogno mio padre me lo provvede, me lo dà, perché tutto è di mio padre, io sono di lui, io sono di lui. Chi è povero è libero, e chi è libero è beato, chi è libero è pienamente consolato, chi è libero è in comunione con tutti, non è irretito, non è legato, beato chi è povero. Beato chi gusta la povertà, però la povertà di spirito, non la povertà materiale, perché tu puoi essere così anche povero, ma agognare il bene. Tanti poveri sono ricchi, ricchi di desideri, potresti avere questo, potresti avere questo, potresti avere questo. È povero materiale, ma non è povero spirituale. Come si può essere al contrario, con molti beni, ed essere distaccati completamente da tutti? Ma è sempre pericoloso avere molte cose, perché, come si suol dire, il carbone se non tinge mascheria. Oppure chi tocca la pece si inquina con la pece. E come dice pure la scrittura, chi tocca il denaro si inquina, per dire il pericolo del denaro. E allora coltiviamo la povertà dello spirito, ma la povertà interiore, e avremo una grande consolazione. Dio diventerà il nostro tutto. Dio camminerà con noi, alimenterà giorno per giorno la nostra esistenza terrena, ci riempirà di sé, e noi andremo camminando come umili della terra, con gli occhi rivolti in alto. Non lo siamo. Fanno baccano, ehi, voi, fate silenzio. E Gesù, con serenità, dice la scrittura, guarda gli apostoli, ehi, lasciate che i parvoli vengano a me, perché sì, se qualcuno non è come loro, non entrerà. Mi ricordo un bel episodio. 1977 si celebrava una preghiera, c'era stato un bel canto in lingue, c'era il silenzio profetico, e una bambina di scatto si alza e nell'assemblea dove c'è molto silenzio grida: se non vi farete come bambini non entrerete mai! E cade di nuovo sulla terra. Era lo spirito del Signore che aveva fatto balzare dalla sedia quella bambina e proclamava quella profezia. Tutti siamo rimasti allibiti. La parola di Dio ci aveva colpito, perché la parola di Dio, quando è al momento opportuno, colpisce. Ecco, Gesù predilige i piccoli. Padre, ti benedico, perché hai nascosto queste cose ai grandi, ai sapienti di questo mondo, e le hai rivelate ai piccoli. Perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno, la conoscenza di Dio, che è il più grande bene. Conoscere Dio è il più grande bene. Fonte della consolazione, perché la verità che ci rende liberi, ci dà la cognizione dell'essere divino, la più grande consolazione. Ma questa consolazione è data ai piccoli, perché così è piaciuta al Padre. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Gesù ha questo inciso bellissimo. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Dai connotati così precisi di suo padre. E poi continua a dire che nessuno conosce il padre se non il figlio. Nessuno conosce il figlio se non il padre. Però ci sono di quelli i quali conoscono, quelli ai quali il figlio rivela. E Dio si rivela ai piccoli, per quella cognizione di Dio. Le grandi verità, i grandi misteri sono rivelati ai piccoli.
I piccoli che stanno vicino a Gesù sono accarezzati da Gesù, sono i prediletti di Gesù, l'infanzia spirituale è fonte di gioia. Pensate alla gioia di Santa Teresina del bambino Gesù, coltivava l'infanzia spirituale. Diventare una pallina così nella mano di Gesù. Diventare niente, una piuma nelle mani di Gesù. Guardare con gli occhi sgranati Gesù. Noi dobbiamo riacquistare, fratelli e sorelle, l'infanzia spirituale, lo stupore che abbiamo perduto. Ricordate i primi tempi, stupivamo davanti alle meraviglie di Dio, davanti a un miracolo, davanti a una profezia, davanti a un intervento divino, sgranavamo gli occhi come bambini. Adesso abbiamo perduto lo stupore. Siamo cresciutelli, siamo diventati un po' maliziosi, cominciamo a ragionare, cominciamo a ragionare, e quando subentri i giudizi e la ragione, e allora la fede cede il suo posto, e noi non siamo più bambini. Dobbiamo maturare nel giudizio, ma nel cuore rimanere bambini. Allora noi avremo una grande consolazione. Siamo consolati da Dio, giorno per giorno. Amen.